Buonasera a tutti, sono Massimo Portoletto, direttore della Feltrinelli di Latina. E prima di tutto ringrazio sempre, come al solito, i colleghi che si occupano di allestire questo piccolo spazio che durante gli incontri come quello di oggi organizzati dalla casa editrice L'Asino d'Oro è sempre strapieno e ogni tanto ci fa venire in mente che dovremmo avere uno spazio più grande, ma questo è e quindi questo ci va bene. Il libro che presentiamo stasera è Chiesa e pedofilia, il caso italiano, di Federico Tulli, un libro incredibilmente attuale, forse un argomento che è sempre attuale, magari se ne parla poco, un libro che volevamo già presentare da un po' di tempo, ma rimandando siamo arrivati ad oggi, però diciamo che ci sta bene, no? Per quello che sta accadendo intorno a noi. Insieme all'autore, stasera ne parliamo insieme a Cecilia Calamani, che è direttore di Cronache Laiche, e sarà lei a moderare l'incontro, insieme alla giornalista Ilaria Bonaccorsi e a Mario Paolo Dario, che è uno psichiatra e psicoterapeuta. Io mi fermo qui, vi invito però, come faccio sempre, ad acquistare questo libro, per tutti i motivi che ci diranno i nostri ospiti. Ma per un motivo in più è quello che la settimana successiva alla presentazione, se il libro ha avuto un buon riscontro, noi lo mettiamo nella classifica al piano terra, ed è un modo per farlo conoscere, in questo caso questo libro insomma, così forte, per farlo conoscere anche alle persone che non sono venute oggi e che non sanno nemmeno dell'esistenza. Quindi vi invito ad acquistare questo libro e vi ringrazio. Buona serata. Lascio la parola alla moderatrice. Buonasera a tutti e benvenuti. Io volevo iniziare brevemente a dire, secondo me, perché questo libro è molto importante. Io tra l'altro dirigo, appunto, come diceva Massimo, un giornale online che si occupa proprio di laicità e diritti civili. C'è anche da dire che Federico, oltre che giornalista e scrittore, dirige insieme a me questo giornale, e questo va detto. Secondo me questo è un libro molto importante, perché tratta un argomento chiaramente scomodo, però dandone una visione d'insieme che generalmente il lettore dei grandi quotidiani non ha. Questo perché gli episodi di pedofilia clericale vengono sempre presentati come singoli fatti di cronaca nera, ma non esiste mai un... cioè non esiste, tranne appunto gli articoli di Federico, per esempio, però sulla grande distribuzione è difficile trovare un'analisi del fenomeno nella sua completezza. E, ad esempio sulla violenza sulle donne, cioè i casi di femminicidio, ci sono fior di commenti, di fior di giornalisti, anche molto accreditati, che analizzano il tessuto sociale e culturale nel quale comunque certe cose si sviluppano fino ad arrivare all'acme della violenza. Per quanto riguarda la pedofilia, in genere questo non succede, a maggior ragione la pedofilia nel clero, cioè magari sul Vaticano già si parla in generale poco, si va a toccare spesso l'aspetto economico, gli scandali finanziari, lo IOR, ma questo discorso della pedofilia non può essere trattato come se fosse un crimine paragonabile a quello commesso da una persona certamente malata, che però prete non è. Quello che sfugge spesso quando si fa informazione, e quindi cronaca in questo caso, è qual è la visione della Chiesa del fenomeno. La pedofilia è un peccato, ed è un peccato contro il sesto comandamento, quindi è un atto di lussuria al pari di un atto sessuale tra persone consenzienti, quindi non si parla di violenza, addirittura si parla di atti contro il sesto comandamento, quindi contro Dio, contro la morale e non contro una persona, con un minore di anni 18, con e non contro, come se la vittima fosse in qualche modo complice o partecipe di un atto che invece viene compiuto brutalmente contro di lei. Questa è una cosa che difficilmente si legge, io appunto, tranne negli articoli di Federico, insomma, difficilmente ho letto da qualche parte.
tra l'altro, quindi c'è un discorso culturale che non viene fuori, che è quello della dottrina e del diritto canonico, che non viene mai fuori in questi casi. E l'importanza del libro di Federico è non solo di denunciare tutto ciò, ma di legarlo a tutta una serie di vicende interne al Vaticano, che apparentemente sono slegate, cioè gli scandali dello IOR, la dimissione di Ratzinger, Vatilix, la beatificazione di Giovanni Paolo II, che sembrano cose che con la pedofilia e il clero non c'entrano assolutamente nulla. Invece nel suo libro si evince come poi in realtà la pedofilia sia solamente un aspetto di un sistema di potere ed economico, e sia l'aspetto più non so, più aberrante, più turpe, più, scusa, aberrante, sì, infatti. Questo libro è molto importante anche perché è uscito a pochissimo di 3 mesi, mi sembra, di distanza dalla pubblicazione del rapporto ONU per le violazioni della Santa Sede della Convenzione sui diritti del fanciullo. L'ONU ha attaccato duramente il Vaticano dicendo che ha... Che il sistema politico della Santa Sede ha permesso il proliferare di abusi su decine di migliaia di ragazzi e di bambini. Chiedeva, questo è successo a febbraio di quest'anno, quindi insomma parliamo di, diciamo, stretta attualità. Chiedeva la rimozione dei responsabili e di consegnarli alla giustizia civile. E inoltre diceva esplicitamente che la pedofilia non è un delitto contro la morale, ma è un crimine orrendo verso una persona, e quindi chiedeva comunque al Vaticano di modificare, questo è il punto, diciamo, più controverso, perlomeno per quello che poi ha detto il Vaticano, di modificare il diritto canonico, proprio per trasformare quello che è un peccato al pari, come ho detto prima, no? di un atto tra persone consenzienti in reato gravissimo contro la persona. Peraltro, questo è successo a febbraio, a marzo, fine marzo, sono uscite le nuove linee antipedofilia della Conferenza Episcopale Italiana, che ribadivano ancora una volta che i vescovi italiani non hanno l'obbligo di denuncia alla magistratura. Quindi, nonostante tutte le belle parole, la Chiesa metterà in campo tutti gli strumenti, eccetera, eccetera, però comunque rimane il fatto che la pedofilia rimane un problema interno e che non c'è alcun obbligo di denuncia. Quindi, diciamo, questo libro è fondamentale perché racchiude tutta una serie di aspetti e li correla, continua a essere attuale nonostante tutto, e probabilmente lo rimarrà finché comunque la Chiesa non modificherà proprio il diritto canonico, perché il problema alla fine è quello. Tra l'altro, io volevo citare proprio per rimarcare il fatto che comunque nulla sta cambiando nonostante i titoli di questi giorni, poi magari ne parleremo dopo, sull'arresto di Vesolovskij, il nunzio apostolico. A luglio di quest'anno Bergoglio ha ricevuto una delegazione di vittime della pedofilia nel clero a Santa Marta e ha pronunciato un'omelia che è sconvolgente, perché continua a parlare di peccato, quindi lui chiede scusa, lui si sente addolorato per questo peccato che qualcuno nella Chiesa ha commesso, parla continuamente di Gesù che piange, non le vittime, ma Gesù che piange per tutto quello che è successo, e chiede perdono per il peccato, sempre peccato, di omissione da parte di alcuni membri della Chiesa. Quindi chiede perdono per il peccato di non aver denunciato i colpevoli, e questa è una cosa veramente incredibile. Tra l'altro continua a dire che la pedofilia è una macchia della Chiesa, cioè qualcosa che deturpa l'immagine della Chiesa e che deturpa l'immagine di Dio. Questo è il discorso che ha fatto Bergoglio. Quindi, insomma, voglio dire, mi sembra che siamo lontani dal considerare tutta la vicenda dalla parte della vittima, no? Perché poi, al di là delle scuse, insomma, mi sembra che nulla sia cambiato.
Ora, proprio perché questo libro racchiude in sé vari aspetti, che sono l'aspetto legislativo, l'aspetto storico, perché ovviamente c'è tutto un tessuto che si sviluppa nell'arco di secoli, e l'aspetto psichiatrico, perché insomma la pedofilia è una psicopatologia. Io volevo fare un rapidissimo giro di domande ai nostri ospiti. In particolare inizierei da Ilaria Buonaccorsi, che oltre che giornalista è anche storica e medievista, e poi a Mario Paolo Dario, che appunto è psichiatra e psicoterapeuta, per capire per loro, diciamo, qual è l'aspetto che dal loro punto di vista, e visto il loro mestiere, insomma, qual è l'aspetto che loro che li ha colpiti o che ritengono rilevante di questo libro. Intanto secondo me c'è una storia che mi lega a Federico. Già in un primo libro abbiamo fatto un percorso insieme, ora quando ho avuto in dono il secondo mi è sembrato, diciamo, un ritorno molto importante per me come storica della Chiesa. Insieme abbiamo cercato e sviluppato ogni occasione buona per seguire il filo di cui parlavi. Per esempio, quando è uscito la sentenza dell'ONU, noi abbiamo approfittato per fare una storia di copertina su Left, in cui dicevamo la gravità della condanna, la qualità di quella condanna, cioè la Chiesa non si era resa conto della portata dei crimini che aveva commesso. Come storica della Chiesa, in particolare del cristianesimo, questo slittamento continuo da un piano, no, del reato a quello del peccato, diciamo che è quello che domina e distorce per intero la storia della Chiesa, della religione cattolica e del cristianesimo, e che ha permesso secondo me di compiere crimini efferati, ed è quello che inizialmente l'ho imposto sempre a Left, mi ha fatto anche dubitare, diciamo, di questa rivoluzione che tutti vogliono vedere in questo Papa che parla di tolleranza zero. Ecco, io non parlerei di tolleranza zero fossi un Papa, perché non sono noti per la loro tolleranza, e quindi userei tantissimi altri termini ma non questo. Cosa mi ha colpito, cosa mi è piaciuto nel libro di Federico? Intanto la dedica a Simona, perché mi sembra una bellissima dedica. Poi c'è immediatamente una citazione di un noto psichiatra in cui si dice, no, è la perdita della capacità di reagire che fa la violenza dell'odio, che spiega già il fenomeno. La terza cosa bellissima è la prefazione della Gatti, che ci dice già perché è importante questo libro. Il primo motivo è che indaga su questa tendenza di cui parlava anche Cecilia, cioè di mascherare. In Italia c'è una volontà di mascherare una verità, nessuno vuole vedere una verità, per cui viene nascosta, divisa in singoli casi specifici, raccontati come fatti di cronaca, ma nessuno studia l'interrelazione tra l'istituzione ecclesiastica, e quindi la Chiesa, un'ideologia religiosa, e quindi la religione cattolica / cristianesimo, e poi un fenomeno patologico che ci spiegherà bene il nostro collega. Ed è importante questo libro perché invece spiega e argomenta cosa ci sia dietro questa volontà di mascherare questo fenomeno. La Gatti parla di disprezzo, è una parola forte, quale disprezzo ci sia dietro questo fenomeno dell'infanzia, del bambino. E devo dire che la sua ricostruzione storica, che fa anche poi Tulli nelle pagine in modo preciso, pedisseco, c'è una quantità di documentazione impressionante, ed è vero che va dallo scandalo dello IOR alla pedofilia, ma per secondo me lasciarci sentire la freddezza, la doppiezza con cui tutta una serie di cose vengono affrontate, anche la gestione di forti ingenti somme di denaro, che è la stessa che si usa nel coprire lo scandalo, nel trattare come peccato, nel trattare addirittura quella patologia come, no, quasi una offesa ad un sacramento, che è quello della confessione, perché di questo per loro si tratta, no?
se l'abuso avviene durante la confessione, ciò che viene offeso è il sacramento della confessione. Questo è il crimen sollicitationis, quindi è una cosa gravissima, è una logica disumana, non so come dire. Questo percorso che si fa, no? In epoca tardo imperiale il bambino non solo era il termine puer che indicava il bambino, voleva anche indicare lo schiavo, per cui si è passato da un'idea di bambino che era schiavo, senza né arte né parte, a quello finale della tavoletta di cera, che è un po' quello che si pensa in epoca medievale, per cui in realtà al bambino era quasi naturale fare qualsiasi cosa, anche ucciderlo se nasceva femmina o conservarlo se nasceva maschio, insomma non gli si riconosceva una piena umanità, lo sapete. E poi tutta una serie di statistiche che ci aiutano a capire quanto sia importante il fenomeno e quanto sia importante interrogarsi, ed è quello che fa Tulli ed è quello che mi ha colpito, nella correlazione di tutto ciò, quindi un certo tipo di religione, un certo tipo di istituzione nata su quel pensiero, l'indagine del pensiero, l'indagine dell'istituzione e i casi, le statistiche. Percentualmente tu mi spieghi che tra il clero è più alta la percentuale di pedofili rispetto alla popolazione, diciamo, laica, tra virgolette, e quindi è diciamo, una lampadina. Tutti quanti ricorderete, perché mi colpisce, perché tutti quanti ricorderete sulle colonne di Repubblica tutta la querela che noi abbiamo seguito insieme, se il celibato fosse causa di pedofilia nel clero e se con la fine del celibato, come diceva Hans Kung, non so se ve lo ricordate, si sarebbe, diciamo, diminuito i casi di potere. E devo dire che ci ho pensato, anche noi ci siamo interrogati, no? Sono legate le due cose. Ho pensato, se avessi una malattia che mi impedisce di avere rapporti amorosi con un'altra persona, violenterei degli sconosciuti preso da un impeto? No, per cui in realtà il problema non è il celibato, ma è tutto ciò che c'è dietro, è il pensiero, diciamo, che c'è dietro, e non questo, e questo lo spiega bene. La professoressa Gatti però in questo libro invece ci lascia intendere che la scelta di puntare sul celibato, sulla verginità, ha, diciamo, una componente che persegue un'insensibilità, lei dice, del corpo, un annullamento del corpo che porta poi, no, lei dice, all'eradicazione delle passioni e degli affetti. Quindi è come se quella stortura imposta produce poi quella stortura psichica, poi ce lo spiegherai meglio tu, sicuramente. Comunque di fatto il libro parte secco, cioè la pedofilia, il pedofilo è un grave malato di mente, il reato è contro la persona e non è diciamo un peccato contro la morale, contro un Dio, contro, se ci pensate nella logica della Chiesa, è come se non si amasse abbastanza Dio, si violenta il bambino, ma il peccato è contro Dio, ecco, questa è la grande stortura. Quello che più mi ha colpito sicuramente questa storia del, come dicevi tu, del peccato con il fatto che l'altro sia reso complice, questo mi ha colpito molto, perché l'abbiamo vissuto tutti, e questo passaggio che tu li sviluppa, per me che sono una storica della Chiesa non ci avevo mai pensato, avevo sempre pensato che il fatto che in qualche modo il pedofilo fosse stato equiparato all'eretico fosse un modo in realtà per rendere grave il reato di pedofilia, no? Perché l'eresia era un crimen exceptum, cioè era eccezionale, e per la sua eccezionalità veniva affidato ai tribunali dell'Inquisizione. In realtà Tulli nel libro, intervistando Adriano Prosperi, che forse è il più grande storico dell'Inquisizione che c'è in Italia, in Europa in questo momento, spiega che è stato il contrario, cioè affidare il reato, il peccato della pedofilia, i crimini ai tribunali dell'Inquisizione è stato un modo per sottrarlo ai tribunali ordinari, ecclesiastici e non, e farlo scomparire. A quel punto è un peccato, è una sanzione disciplinare, e la risposta non è in qualche modo la pena, una punizione più o meno materiale. Voi sapete che gli eretici venivano processati dalla Chiesa e puniti poi dai tribunali laici. Ecco, il secondo passaggio è stato eliminato, per cui in realtà
c'era il problema di coprire uno scandalo e quindi venivano puniti. In qualche modo tu racconti di un approccio quasi terapeutico, per cui li isolavano, li facevano pregare, li facevano pentire, si doveva arrivare al pentimento e poi potevano tranquillamente recuperare la loro, tra l'altro, la loro possibilità di esercitare la loro carica, perché la loro funzione comunque è a vita. Ma anche Vesolovskij, non credete, non sarà, anche quando lo riducono o gli tolgono il potere di esercitare la funzione, ma loro rimangono vescovi, arcivescovi, nunzi apostolici, lo rimangono a vita, perché è una carica che ti dà, diciamo, un altro. Quindi è questo che mi ha colpito, è questa capacità di spiegare molto bene questa sorta di triangolazione che fa continuamente la Chiesa e la cultura che produce la Chiesa, che ti fa rispondere a Dio e mai alla persona che è davanti a te. Questo secondo me è una cosa che tu li spiega benissimo, come spiega molto bene il passaggio dal crimen sollecitationis al de delicti gravioribus. Spiega benissimo il fatto che in realtà l'impostazione è la stessa, come è la stessa l'impostazione di Papa Bergoglio, perché in questa, e poi lo chiedo a te, in questa storia della tolleranza zero, in cui non c'è comunque l'obbligo di denuncia, anche questo ultimo arresto, secondo me è un po' una mossa preventiva. Stavano arrivando mandati di cattura da vari paesi nel mondo e la Chiesa ha questa, a volte, questa abilità, questa astuzia di prevenire ciò che accade per coprire, per attutire in qualche modo lo scandalo, perché poi il problema è lo scandalo. Vi ricordate Papa Bergoglio quando disse: chi pecca va bene, ma chi crea scandalo? Perché il problema è se c'è una lesione d'immagine della Chiesa. Allora la pedofilia è quello che l'ONU in qualche modo rimprovera alla Chiesa, che in realtà, in virtù dello scandalo, in virtù di questa ipotetica lesione d'immagine, è stato, diciamo, portato avanti un comportamento a dir poco disumano, efferato. Ecco, questo secondo me nel libro di Tulli è spiegato benissimo, insomma, poi magari avanti. Allora, io avevo in mente di intervenire in un certo modo, poi le cose sono cambiate e quindi cambio. In realtà credo che, vabbè, sono un psichiatra, lavoro nel servizio pubblico e sono responsabile di una comunità terapeutica per giovani pazienti psichiatrici, piuttosto impegnativa. E io, molti dei temi che sono nel libro sono oggetto di continue discussioni, interventi con i ragazzi della comunità sulla sessualità, sui rapporti, sulla crescita del bambino, i rapporti con gli adulti e quindi con i genitori, gli educatori, no? E quindi in qualche modo mi sono sentito stimolato a riprendere queste argomenti e soprattutto a affrontare il tema di chi, come il professor Fagioli dice molto puntualmente nell'intervista che era inserita nel primo libro che Federico ha dedicato, di quelli che si autoproclamano educatori di bambini e maestri di morale, in realtà poi scopriamo che sono dei malati che fanno atti delinquenziali, che fanno ammalare quelli che per loro sventura sono soggetti alle loro attenzioni. Questo tema è un tema molto importante e quindi il libro di Tulli è importante per far sì che l'opinione pubblica sia avvertita, perché in realtà senza, diciamo, la pressione dell'opinione pubblica non si muove niente. Oggi, stamattina, per radio ho sentito una rassegna stampa in cui veniva citato un articolo di un economista che commentava l'episodio dell'allontanamento del vescovo paraguayano, insomma, e lui diceva che, secondo me giustamente, è stata un'operazione di tipo manageriale fondata sul principio dei costi-benefici. Il costo d'immagine per la Chiesa di avere nel suo interno
un personaggio del genere è diventato troppo alto, come accade nelle aziende in cui certi manager vengono, no, allontanati, perché insomma, di solito non vengono allontanati, però insomma, diciamo che vengono allontanati. Quindi in questo senso noi non abbiamo nessuna prospettiva reale, al di là di queste diciamo interventi di facciata, che il problema della pedofilia venga effettivamente affrontato. E questo perché? Perché per affrontarlo bisogna intanto stabilire che la pedofilia non c'entra nulla con la sessualità, non è un peccato contro la morale, né neanche un delitto contro il costume, è una grave malattia che violenta, fa del male a chi la subisce. Quindi stiamo parlando di malattia mentale. Secondo discorso, in questo breve intervento, poi magari ci farò uno specifico psichiatrico. Un'altra cosa che volevo sottolineare è questa: la Chiesa e le istituzioni, perché c'è anche una piccola differenza da fare, cioè in realtà, poi come vedremo, i pedofili costruiscono la loro realtà professionale andando a prendere posizioni lavorative nell'ambito del rapporto educativo. Quindi esiste una pedofilia, infatti il problema qual è? Che la pedofilia non è solo della Chiesa, ci sono tanti, come leggiamo nei giornali, l'allenatore, insomma. In realtà il problema è che la pedofilia nella Chiesa ha un tasso percentuale estremamente più alto che nella società, diciamo. E quindi si può pensare come se ci fosse uno specifico, un qualcosa che seleziona. Il problema è questo, che se noi non abbiamo, per questo è meritorio il libro di Tulli, che se l'opinione pubblica non è attenta, non mette sotto osservazione questi ambienti, gli ambienti educativi in cui vengono proposte idee distorte sulla sessualità, sullo sviluppo del bambino, oltre che la denuncia degli atti criminosi, abbiamo un establishment culturale e dei mass media che è reticente, non solo è reticente, ma in certe volte è anche complice. In Italia non si è mosso niente finché lo scandalo non è venuto dall'esterno, dall'Oltre Atlantico, quando era la Chiesa, era sotto la critica dell'opinione pubblica mondiale, anche in Italia si è mosso qualcosa. Levate pochi, diciamo, coraggiosi, perché andare contro Vaticano in Italia è costoso, non si è mossa. Quindi c'è un problema anche culturale in generale. Noi vorremmo che nei mass media ci fossero discorsi molto più puntuali, molto più chiari, no? Quindi in questo senso io credo che uno dei motivi, non solo questo, dell'importanza è di avere sempre accesi i riflettori dell'opinione pubblica, perché solo l'opinione pubblica, che è sensibile a questi temi, può generare degli anticorpi sul problema, altrimenti vince la reticenza, vince una complicità e il problema della pedofilia rimarrà sempre omertoso. Poi magari in un secondo intervento parlerò più di psichiatria. Allora, riallacciamoci un attimo a questo discorso dei media, che è fondamentale, anche perché tra l'altro è cronaca di questi giorni, appunto, l'arresto di questo Vesolovskij, che era dovuto, tra l'altro il reo confesso, cioè voglio dire, era comunque una situazione sulla quale peraltro l'ONU aveva già richiamato il Vaticano, quindi voglio dire, era semplicemente quello che il Vaticano doveva fare. Ciò nonostante, tutte le prime pagine dei più grandi quotidiani titolavano la rivoluzione di Bergoglio, la svolta epocale nella Chiesa, cioè come se fosse successo chissà che cosa, quando in realtà, ripeto, il Vaticano non poteva farne a meno, non poteva, a meno di non ferire gravemente la sua immagine. Tra l'altro, questa è una cosa che vorrei chiedere proprio a Federico, cioè il discorso della, che abbiamo accennato anche prima e che poi ha continuato anche Mario Paolo, no? sul fatto perché comunque i media o comunque i principali siano così timorosi o addirittura direi assenti, perché ci sono cose che vengono denunciate a volte, altre no, sulle quali si tace. Tra l'altro ieri Repubblica ha pubblicato un articolo di Navarro Valls, che era il braccio destro di Giovanni Paolo II, un articolo senza contraddittorio
in cui lui non solo continua a dire che la pedofilia è una piaga che si consuma soprattutto in famiglia, ma dice una frase che io vorrei che Federico commentasse, però mi devo mettere gli occhiali perché non la leggo, che la Chiesa è l'unica realtà comunitaria e istituzionale che sta efficacemente intervenendo per estirpare sia penalmente, sia canonicamente, sia culturalmente la pedofilia. Conclude Navarro Valls, il resto fa solo notizia, cioè come a dire, sì, avete dato la notizia di questa cosa, però non dite che noi siamo gli unici, poi gli unici rispetto a che? Nel senso, non qui stiamo parlando di un'istituzione religiosa, quindi gli unici di chi, di cosa? Siamo gli unici a combattere realmente questa piaga. Tra l'altro lui dice anche che la Chiesa, da quando parla di una linea di rigore giuridico che da 20 anni, ossia da quando si è saputo dei primi abusi, e anche questo non è vero perché insomma Tulli lo spiega anche molto bene, la Chiesa ha mantenuto questo rigore giuridico contro la pedofilia, e parla dell'operato di tutti i vari papi che ci sono stati fino a oggi e del fatto che Bergoglio sta perseguendo quello che loro hanno fatto prima di lui. Io su questo vorrei sentire il commento di Federico. Oh, buonasera a tutti, grazie di essere qui così numerosi. Aiuto. Allora, in pochi minuti, come posso commentare quello che dice Navarro Valls? Perché praticamente sconfessa tutto il mio libro lui, insomma, capovolge completamente la tesi che io vado a sviluppare. E, dico al volo, ecco, questo articolo che invito a leggere è uscito esattamente ieri, e lui lo intitola I pedofili in casa. Allora sì, Navarro Valls è stato il ministro degli esteri, praticamente Giovanni Paolo II, e qual è il suo compito con questo articolo? Quello di raccontare appunto la versione ufficiale della Santa Sede riguardo il caso Vesolovskij, che vorrei sintetizzare brevemente, e probabilmente lo sentirete raccontato in maniera diversa rispetto a quello che è uscito sui giornali, perché questo signore è stato dunque ambasciatore della Santa Sede in Santo Domingo fino all'anno scorso, ed erano circa 3 anni che era sotto indagine da parte della magistratura dominicana, perché era stato sorpreso diverse volte diciamo nelle periferie della capitale dominicana a pagare dei ragazzini in cambio di prestazioni. Il fatto di essere nunzio vaticano a Santo Domingo faceva sì che godesse di immunità diplomatica, per cui a livello diplomatico si sono mossi i due paesi. E che cosa è successo? Quando a un certo punto, visto che la Santa Sede non faceva nulla per impedire a questo signore di continuare a fare i propri affari in quella terra, la Repubblica Dominicana ha fatto partire a scattare un'indagine. Immediatamente il nunzio, quindi Vesolovskij, è stato richiamato a Roma, a Città del Vaticano, e ha potuto prendere l'aereo grazie appunto alla sua immunità. In aereo ha portato con la valigia e con tutti i suoi paramenti anche il computer, che in questi giorni è finito sui giornali. In questo computer hanno tirato fuori qualcosa come 100.000 file fotografici di carattere pedopornografico. Quindi che cosa è successo? Lui si è sottratto in maniera abbastanza evidente alla magistratura del posto in cui esercitava, e è stato sottratto grazie appunto all'intervento della Santa Sede, che quando lui è atterrato a Roma si è affrettata a dire che non è che l'aveva richiamato per la questione della pedofilia, no. E si chiude così. Nel frattempo era partita un'inchiesta appunto vaticana nei suoi confronti. La Congregazione per la Dottrina della Fede, alla fine di questa dell'inchiesta e poi del processo, stabilisce che lui effettivamente aveva combinato tutto quello di cui lo si accusava, per cui lo riduce, come diceva Ilaria, allo stato legale, quindi gli leva solamente diciamo la possibilità di esercitare il magistero, per cui rimane un sacerdote, rimane un vescovo, ma non può tenere messa, diciamo così, ecco. Dopodiché, ecco, e questo succedeva a giugno, e qualcosa comincia a uscire sui giornali anche addirittura in Italia.
L'altro ieri, per pericolo di fuga, io lo leggerei anche quel pericolo che andasse in giro a raccontare chi è che lo aveva aiutato nel frattempo a fare tutto quello che ha fatto negli anni in Santo Domingo, la Gendarmeria Vaticana interviene e lo arresta, producendolo agli arresti, insomma, arresti domiciliari, non so come si dice. Sì, non si sente bene, quindi è stato portato agli arresti domiciliari praticamente 3 mesi dopo essere stato dichiarato colpevole della violazione del sesto comandamento. Titoloni, è stato arrestato su ordine di Bergoglio, quindi Titoloni su questo carattere. Ecco, io già qui, arrestato per ordine di Bergoglio, Papa Bergoglio detiene il potere legislativo, esecutivo e giudiziario, quindi qualunque cosa succede in Vaticano ovviamente viene per ordine di Bergoglio, ma è come se dicessimo arrestato per ordine di Kim Il-sung, cioè Kim Jong-il, il dittatore coreano, perché esercitano esattamente lo stesso potere. Qualunque foglia si muove in quel paese avviene per ordine del dittatore coreano, qualunque foglia si muove in Vaticano avviene per ordine di Bergoglio. Quindi sottolinearlo non è una notizia certamente, ma in Italia diventa una notizia. E diventa una notizia il fatto che viene arrestato un pedofilo. Cioè, ora, anche qui, certo, è la prima volta che un vescovo viene effettivamente arrestato in Vaticano, anche perché è solo un anno che il Vaticano, Papa Bergoglio, si è deciso a emettere una norma che prevedesse l'arresto per questo tipo di crimine. E questo è successo perché glielo ha detto l'ONU, perché appunto il Vaticano, mi riallaccio anche al discorso, ecco, che mi è stato toccato da loro due, nel 1989 ha ratificato una convenzione dove si impegnava a far sì che, cioè a garantire in tutto il mondo, dovunque c'è, cioè, la Chiesa è presente, insomma, l'incolumità dei minori. E quest'anno a gennaio l'ONU ha messo nero su bianco dicendo che in questi ultimi 20 anni il Vaticano invece ha fatto esattamente il contrario, non ha rispettato questa convenzione e anzi ha consentito tramite le proprie norme che altri migliaia di ragazzi, eccetera, di bambini e così via, fossero sempre più in pericolo. E qui arrivo a quello, ripeto quello che dice Navarro Valls, perché a gennaio l'ONU condanna la Santa Sede e dice che la Santa Sede non ha fatto tutto quello che era il suo dovere fare avendo ratificato quella convenzione. E lui che dice invece? Allora, una notazione è che quindi l'efficacia dell'intervento del Papa è stato possibile all'interno di una linea di rigore giuridico che da 20 anni, ossia da quando si è saputo dei primi abusi, la Chiesa ha mantenuto contro la pedofilia. Ora, il primo papa pedofilo della storia risale a 315 d.C., quindi non sono 20 anni che la Chiesa è a conoscenza di questo problemino al suo interno. Ma soprattutto, Navarro Valls qui capovolge la realtà e dice: l'intervento del Papa non è stato possibile all'interno di una lunga linea di rigore giuridico, ma la lunga linea di rigore giuridico è partita un anno fa perché praticamente la Santa Sede è stata obbligata a modificare le proprie norme e la Santa Sede ha capito che gli conveniva farlo proprio per quello che diceva Mario Paolo, cioè il danno d'immagine creato in questi ultimi anni da tutti gli scandali a cui abbiamo assistito e che abbiamo letto sui giornali oramai era diventato talmente insostenibile che la Chiesa ha cominciato a cambiare queste norme. Ora magari, ecco, facciamo parlare loro, dopodiché spiegherò altre cosette che mi ha chiesto. Grazie. Vuoi parlare tu, perché volevo chiederti una cosa? Perché succede questo? Ed è spiegato molto bene il libro di Tulli, anche per questo vale la pena leggerlo, e cioè
Quando lo diceva, l'ONU ha condannato, no, la Santa Sede, perché ha messo la tutela della reputazione della Chiesa, no, al di sopra dell'interesse dei bambini. Come risponde Federico Lombardi, no, direttore della sala stampa vaticana? È stupito perché l'ONU ha dimostrato limiti gravi per la non comprensione della natura specifica della Santa Sede, è quello di cui parlava lui citando il dittatore coreano, cioè loro si attribuiscono una natura specifica che gli altri non comprendono. E qual è la natura specifica? Per esempio, quando si parlava di diritto canonico e quando si parlava di triangolazione, no? Loro, Wojtyla, cosa disse? Fu il primo Wojtyla, no, negli anni Ottanta, che provò in qualche modo ad intervenire, sottolineando questo nesso tra fede e legge, ma anche lì esortava i giuristi a considerarne la dimensione tridimensionale, scrive Tulli, no? Quindi accanto agli atti del Concilio Vaticano II mette il nuovo codice di diritto canonico, ma al di sopra, cioè all'apice del triangolo, c'è la Bibbia. La Bibbia è il libro eterno della parola di Dio, perché a Dio si risponde sempre e per primo. Quindi questa è la natura specifica di quello Stato che falsa tutti i piani, no? Che ti fa slittare dal reato al peccato senza neanche accorgerti, perché rispondi sempre a qualcun altro. Ed è così, per esempio, è un delitto contro la fede, questo è il problema, no? Nell'83, nel 2001, continua così nel 2013 anche con Bergoglio, quindi questa storia della tolleranza zero è pericolosa. Tutti noi speriamo che in realtà la rotta sia invertita, ci fa piacere quando alcune cose accadono e quando il codice del silenzio in qualche modo viene rotto, poi probabilmente accade perché l'opinione pubblica si muove e qualche giornale rompe la rete dell'omertà, no? Però in realtà che cosa succede? Ce lo spiegano, cioè all'interno il sistema è quello, cioè Monsignor Scicluna, nel suo modo assolutamente candido, spiega che nel 60% dei casi accertati in cui un prete, diciamo, ha esercitato la sua pedofilia, perché poi distinguono tra quelle esercitate, tu puoi essere pedofilo, l'importante è che non lo eserciti, come puoi essere, puoi dichiarare apertamente tutt'altra cosa, tendenze omosessuali, l'importante è che non agisci questa tua sessualità. Così loro dicono. Per cui in realtà l'unica cosa che ti fanno è non farti i provvedimenti amministrativi, ma disciplinari, cioè non celebri messa, non confessi, per fortuna, e devi condurre, no, vita ritirata e di preghiera. Lo dice Prosperi, il prete violentatore di minori non ha alcun bisogno di rivolgersi a un tribunale, gli basta confessarsi, e la confessione è per definizione del processo inquisitorio orale e segreta. Quindi il codice del silenzio è costruito, diciamo, ad arte, ed è costruito tutto nell'ottica di cui parlava Tulli, cioè c'è un capo che oltretutto ha un'origine divina, in qualche modo è il rappresentante di Dio in terra, c'è una gerarchia che è rigidissima nello Stato della Chiesa e c'è un principio dell'autorità che è dogmatico, quindi ve lo immaginate come si scardina quell'impostazione lì, è quasi impossibile, tutti ci speriamo, ma è nell'origine la stortura, cioè è difficile democratizzare una struttura che di democratico non ha nulla, neanche nella sua, diciamo, origine più originale, non saprei come dire. Qual è il problema per loro poi? Perché rispondono infastiditi, anche Bertone ha risposto infastidito alla condanna dell'ONU. Non ci permettete di rispettare il segreto professionale? Cioè, come denuncia, come l'obbligo di denuncia? Un prete si confida con me che ha violentato un bambino, io non posso andare a denunciarlo, è come se rompessi, e qui entra in campo il medico, un segreto professionale, quello del prete. Quindi c'è un rispetto obbligatorio a quello che è il sigillo, in qualche modo, confessionale, che è inviolabile per il sacerdote e per la Chiesa. Cosa disse Monsignor Vaccarotto? Perché poi sono tanti, no? Però ti spiegano qual è il tessuto su cui Bergoglio vuole costruire questa rivoluzione. Noi rispondiamo solo al pontefice e non ai giudici italiani. Quindi la rete è di ferro, la gabbia è strettissima, ed ha ragione lui, storicamente strettissima. Storicamente il codice del silenzio è stato
quello dominante, in cui bisognava evitare lo scandalo. All'epoca forse non c'erano ragioni economiche. Tulli ci racconta che oggi sono fallite, no? In America sono fallite diocesi, perché poi se l'opinione comune si smuove, le cause vengono intentate e la Chiesa deve pagare. Quindi poi c'è anche questa lucidità, questa capacità di muoversi preventivamente calcolando. Infatti Bertone dice: attenzione, usiamo la ragione, lucidi, fermi, calmi di fronte alla condanna dell'ONU. Quindi è un po' contro questo che ci si batte, contro una natura specifica della Chiesa, e quella natura specifica secondo me va affrontata da un punto di vista culturale, da un punto di vista, anche se vuoi, di storia della patologia, e da un punto di vista giornalistico e quindi di indagine della cronaca. Infatti questo discorso del segreto è fondamentale nella vicenda pedofilia, perché tra l'altro c'ha due aspetti. Da una parte c'è il segreto del confessionale, quindi se il pedofilo si confessa, il suo confessore non può raccontare assolutamente, fino alla scomunica, quello che gli ha detto. Dall'altra parte il segreto interviene anche nei processi canonici, per cui nessuno del tribunale può raccontare quello che avviene nei processi canonici. Questa cosa chiaramente ha diciamo incrementato, ma se non costruito, una rete di silenzio e di omertà nella quale comunque il fenomeno è andato avanti per non sappiamo per quanto, chiaramente, però insomma diciamo da sempre. Federico prima diceva per il 300 il primo papa pedofilo, appunto. Quindi questa cosa del silenzio è veramente agghiacciante, e questa è un'altra del silenzio, scusatemi, del segreto, e questa è un'altra delle cose che comunque non vengono mai menzionate dai media, no? Bisogna fare una ricerca ben mirata per arrivare a capire che c'è questo duplice aspetto che alla fine comprende tutto quello che succede nei casi di pedofilia, perché il segreto del confessionale, cioè il confessionale è da una parte, cioè il segreto, quindi se io confesso che ho violentato un bambino, nessuno mai potrà denunciarlo, dall'altro il confessionale come mezzo di adescamento per i minori. Io volevo chiedere a Mario Paolo la differenza, se è possibile tracciarla, o meglio, qual è il terreno sul quale si sviluppa un prete pedofilo rispetto a un pedofilo non prete. È difficile, però l'abbiamo detto prima, che comunque la percentuale di pedofili nella Chiesa è molto più alta di quella che c'è nella popolazione laica, diciamo, civile. E quindi quali possono essere questi motivi e qual è la differenza? Insomma, stante il fatto che immagino, da ignorante, però immagino che ci sia una base comune, poi però c'è una differenziazione. A questo punto, anche per un problema di compattezza di discorso, e proporrò alcune cose che ho scritto, in cui magari riesco anche a rispondere alla domanda che hai fatto. Non è lunghissima, quindi non vi appesantite. È solo in tempi molto recenti che si afferma nel mondo l'idea che il bambino sia un individuo con la sua personalità, emotività e dignità, e come tale debba essere rispettato. Nella cultura, la definizione di infanzia come esperienza e condizione diversa dall'età adulta, quindi come fase di vita a sé stante e ben definita, nasce dall'età moderna, con l'illuminismo e lo sviluppo della famiglia borghese. È soltanto nel 1924, con la Dichiarazione di Ginevra dei diritti del fanciullo, che fu redatta dalla Società delle Nazioni Unite, dopo i gravi problemi e le gravi conseguenze che aveva portato sui bambini la prima guerra mondiale, che abbiamo il primo riconoscimento dei diritti cosiddetti primari dei bambini e degli adolescenti: diritto a essere nutriti, curati, accolti, soccorsi, ricevere aiuto e essere protetti. Nell'antica Grecia si ammettevano i rapporti sessuali fra adulti e ragazzi puberi e comunque con età non inferiore a 12 anni, mentre erano severamente puniti i rapporti con i bambini puberi. Quindi, distinguendo fra pedofilia e pederastia, il mondo greco assicurava una certa qual tutela dell'infanzia.
Le relazioni sessuali fra adulti maschi e adolescenti avvenivano all'interno di un'esperienza pedagogica attraverso la quale si pensava che l'adulto trasmetteva al fanciullo le virtù del cittadino. Alla base di ciò c'era il discorso che l'amore per il fanciullo era molto più progredito rispetto all'amore per la donna, che era considerata una specie inferiore. La sessualità era solo quella del maschio adulto e quella con la donna era una specie di obbligo per la procreazione. Più avanti, nel mondo cristiano medievale, che i bambini non se la passassero molto bene, lo possiamo desumere dal fatto che per i padri della Chiesa il fanciullo era il luogo dell'imperfezione. Le debolezze infantili erano la prova dell'esistenza del peccato originale e della viziosità umana. Sant'Agostino chiamava peccati tutte quelle azioni che nei fanciulli rivelano fragilità. La prima infanzia, nello specifico, era considerata una mancanza, un non essere, una privazione, una normalità, un'infermità. Il bambino del mondo medievale cristiano è spesso protagonista di una violenza diffusa che considerava l'immaginazione e voli di fantasia, tipici dell'infanzia di ogni età e di ogni paese, reati passibili di condanna capitale in quanto prova di stregoneria e di commercio con il demonio. Il passaggio dal mondo greco-romano a quello cristiano comporta il passaggio dall'idea del bambino che non è persona e quindi non ha diritti all'idea del bambino che è cattivo e posseduto dal demonio proprio per le sue capacità di immaginazione. In epoca illuminista viene, e poi successivamente positivista, l'idea russoiana del bambino innocente e dell'infanzia buona viene presto soffocata dal perpetuarsi dell'ideale cristiano del bambino colpevole e dell'infanzia come luogo dell'imperfezione, in alleanza con il pensiero positivista per il quale solo con l'età della ragione si può parlare di essere umano. L'idea che accomuna cristianesimo e positivismo sulla natura del bambino, incline al male o non ancora dotato di ragione e quindi di umanità, implicava la necessità di una continuazione di correzione per sviluppare carattere e ragione, così che il sistema educativo doveva reprimere, frenare, rettificare la naturale tendenza al male del bambino. Freud prosegue e rende per così dire scientifica la condanna di stampo religioso del bambino, definendolo polimorfo perverso nei tre saggi della teoria sessuale del 905, e indica nella perversione una sorta di abbozzo di sessualità. Inoltre, in Un bambino viene picchiato del 1919, Freud propone che la fantasia perversa attrae il bambino e lo conquista nell'infanzia. E infine, con la teorizzazione del complesso di Edipo, Freud condanna ogni bambino a essere patricida e incestuoso. Propone non solo una visione disperata dell'essere umano, ma che la causa di ogni distruzione sta nel figlio che si ribella al padre. In tempi recenti, rifacendosi alla visione della sessualità infantile come naturale polimorfia sessuale, alcuni intellettuali e politici della sinistra cosiddetta radicale, tipo Foucault, Convendit, esaltano gli amori pedofili con la cosiddetta pedofilia dolce, sostenendo così di emancipare l'infanzia dagli obblighi e dalle norme, non soffocando quello che loro chiamano libero appagamento del desiderio sessuale. Costoro si fanno mentori dello sviluppo sessuale del bambino e, assumendo una funzione iniziatica, sostengono la liceità dei comportamenti pedofili, proponendo una sorta di riconoscimento della presunta sessualità infantile. Di fronte a tali posizioni si deve essere categorici e senza nessuna ambiguità. Per prima cosa bisogna denunciare che l'emancipazione richiesta non è certo quella del bambino, ma semmai l'emancipazione è quella che l'adulto vorrebbe ottenere per se stesso dai limiti legali che pongono un freno al potere di un adulto verso un bambino. La seconda cosa da denunciare e rifiutare è quella per cui nel bambino ci sarebbe qualche forma di sessualità. Il bambino non ha nessuna sessualità prima della pubertà. La pubertà implica uno sconvolgimento fisico e un cambiamento mentale che è ricerca e formazione di una identità psichica nuova e che si è integrata in sintonia con quella fisica che si è evoluta.
la pubertà è il prerequisito che si possa iniziare a parlare di sessualità. Prima della pubertà nel bambino c'è una realtà di rapporto affettivo importante, profondo, che si rivolge alla conoscenza della realtà umana degli altri e in particolare delle persone più significative, come genitori, fratelli, amici e insegnanti. Non vi è sessualità perché il rapporto che il bambino instaura con gli altri ricerca, vedere, capire, prendere quello che c'è di umano nell'altro per la costruzione della propria personalità. Sull'identità così costruita si costituisce quella base per poter affrontare nell'adolescenza il rapporto con il diverso da sé e quindi anche l'esperienza della sessualità. Per parlare di sessualità non è sufficiente la realtà fisica da sola, ma ci vuole, fusa con essa, anche e soprattutto una realtà interna di autonomia dal bisogno infantile. Proporre l'idea che nel bambino ci sia già la sessualità e voler distruggere queste potenzialità di sviluppo è una violenza psichica che distorce gravemente la realtà del bambino. È il tentativo di legittimare la violenza del pedofilo che invece si costituisce come un annullamento del senso della richiesta del bambino, che ribadiamo, non ha nulla a che vedere con la sessualità. Guardare solo alla realtà materiale dei genitali è annullare, ovvero rendere inesistente la realtà psichica, ed è perciò la forma di violenza più distruttiva che si possa immaginare. Se poi dalla cultura generale ci spostiamo in ambito psichiatrico, le cose non migliorano. In ambito psichiatrico, psicopatologico e sessuologico, la pedofilia è considerata all'interno delle cosiddette parafilie, che sono intese come pulsioni erotiche, connotate da fantasie o impulsi intensi e ricorrenti, che implicano attività che riguardano gli oggetti dagli impulsi, che comportino sofferenza o umiliazione, e che sono rivolti verso minore o persone non consenzienti. Clinicamente sono riconosciute 8 forme di parafilia. Secondo l'ultima edizione del DSM, che viene considerata e viene citata solo per dar conto di quale sia l'effettiva mentalità psichiatrica a livello mondiale, per essere considerata effettivamente come patologia, la patofilia deve ricorrere per almeno 6 mesi e deve manifestarsi come la forma di sessualità esclusiva o prevalente del soggetto, interferendo in modo rilevante con la sua normale vita di relazione e causandone un disagio clinicamente significativo. Esse sono 8, vanno dall'esibizionismo al feticismo, comprendono la pedofilia, il masochismo, il sadismo e vari. Ma elencarle senza distinguere soprattutto le conseguenze che esse possono avere su chi le subisce è un esercizio quantomeno superficiale. È evidente che molte di queste condizioni patologiche, escluse la pedofilia e il sadismo che spesso sono associate, non sono particolarmente nocive verso l'altro, ma rappresentano essenzialmente una limitazione più o meno grave della vita di relazione affettiva del soggetto. In questo elencare senza distinzione le pulsioni parafiliche osserviamo una grave carenza della psichiatria del DSM che, non distinguendo la diversa gravità delle condizioni psicopatologiche e quindi il grado di violenza psichica messa in atto contro l'altro essere umano, tende a normalizzare la pedofilia a disturbo. Un disturbo come tanti, che crea allarme solo quando si esprime come comportamento criminale. La pedofilia sarebbe un disturbo solo se il soggetto sperimenta disagio clinicamente significativo o compromissione delle aree sociali, lavorative o del funzionamento generale. Se il pedofilo si controlla, condisce una vita socio-lavorativa normale, non sente disagio e non agisce comportamentalmente sui impulsi, allora potrebbe anche non essere classificato come disturbato e la sua parafilia sarebbe una tendenza come l'altra. Noi dobbiamo affermare con decisione che la tendenza pedofila, invece, anche se non agita, presuppone un'alterazione grave del rapporto con la realtà umana del bambino e non può essere in alcun modo sottovalutata, perché non possiamo essere certi che chi è preda di fantasticherie masturbatorie sui bambini non possa poi passare improvvisamente all'atto. Come vediamo dalle cronache, ben sappiamo che essere persone apparentemente normali, dove la normalità è solo controllo razionale e apparente normalità sociale nel lavoro, non previene il passaggio all'atto criminale.
Esso è sempre anticipato da idee strane e patologiche. Il pedofilo, prima di mettere in atto un comportamento criminale, è un malato, spesso affetto da psicosi schizofrenica o da psicopatia. Con atteggiamenti artificiosi e manierati, tanto che si parla di personalità falsa o falso sé, il pedofilo finge interesse e amore, ma in verità nasconde odio, freddo e volontà di ledere, che, in alcuni casi più gravi, può arrivare anche all'omicidio. Quindi l'intenzionalità del pedofilo è caratterizzata da un impulso distruttivo che nulla ha a che vedere con l'erotismo. Secondo i dati di numerosi studi, i pedofili tenderebbero a modificare le loro attività sociali e lavorative, scegliendo stili di vita e mestieri a contatto con i minori, e special modo occupando posizioni che permettano di ottenere agevolmente la fiducia dei bambini e dei genitori. In altre parole, un pedofilo adatta la propria professione alle proprie compulsioni distruttive. L'adulto che ha perso la propria dimensione affettiva, basata sulla dimensione ingenua e irrazionale del primo anno di vita, usa il bambino per assoggettarlo alle proprie ritualità masturbatorie, non stabilisce alcun legame affettivo, ma lo considera un oggetto. Il pedofilo insidia le potenzialità di sviluppo e crescita del bambino, che lui stesso ha perduto. Nella pedofilia è presente una coscienza di significato abnorme, una sorta di delirio di significato, in quanto si attribuisce un significato sessuale alla realtà del bambino in pubere che, ripetiamo, non ha e non può avere. È ampiamente accertato che l'aver subito abusi sessuali in età infantile determina numerosi problemi di salute mentale, disturbo post-traumatico da stress e disturbo di personalità borderline, per usare la terminologia del DSM, stati dissociativi, depressione, ansia, intensi sensi di colpa che minano il senso della propria identità, scarsa autostima, comportamenti autodistruttivi. Ci sono crescenti evidenze sul fatto che una percentuale di uomini con tendenze pedofile abbia subito abusi sessuali da minori. La maggior parte degli studiosi ritiene che ogni attività sessuale fra prepuberi e adulti sia negativa e traumatica per il bambino e per lo sviluppo armonico della personalità, causando danni psichici legati alla perdita dell'infanzia e ad un'assunzione di ruoli e identità incongrue, inadeguate ai vissuti interni dell'io. Quindi il rapporto subito non ha alcuna caratteristica di scelta consensuale, in quanto il bambino prepubere non può arrivare a una scelta autonoma, essendo dipendente psicologicamente dalla relazione. Essa significa invece un tradimento da parte di una figura di riferimento. Alcuni mettono in relazione la pedofilia con l'obbligo di celibato del clero cattolico, proponendo l'abolizione del celibato come rimedio, come se fosse il divieto di sposarsi a spingere i preti a diventare pedofili. Questo nesso non è poi così stringente, nel senso che sono gli ambienti educativi in senso lato che attirano le persone con tendenze pedofile, come dimostrato dagli studi internazionali. Infatti, gli scandali riguardano varie chiese oltre a quella cattolica, anche quella protestante anglicana, dove molti educatori colpevoli di pedofilia erano regolarmente sposati. Rimane la percentuale di pedofili fra i religiosi e molte volte superiore a quelle di altri ambienti educativi. Credo che il nesso fra pedofilia, ideologia religiosa e in particolare cattolica e istituzione ecclesiastica sia da ricercare nell'idea di sessualità e nell'idea di sviluppo umano di cui esse si fanno portavoci. Partendo dall'idea di scissione fra corpo e anima, in cui l'anima è mortale, incorruttibile e vicina a Dio, mentre il corpo è immortale e corruttibile, discende l'idea che la sessualità è solo espressione e attività del corpo e come tale sia il male da combattere. E ciò avviene almeno in due modi: sottomettendo i fedeli alla legge della procreazione, come fanno gli animali, che copulano solo per procreare, e selezionando i propri sacerdoti sulla base della rinuncia alla più evoluta esigenza umana, quale la possibilità di provare desiderio e passione nel rapporto amoroso con l'altro, diverso da noi stessi. Per abolire le passioni del corpo va intrapresa una strada di astinenza che conduce necessariamente
a una scissione mente-corpo e a un annullamento del corpo stesso. Per chi resiste a una tale trafila, non può che generarsi un'anaffettività di fondo, che a sua volta pone a distanza tutto ciò che è spontaneo e immediato, producendo artificiosità e manierismo che vestono la maschera dell'apparente carità e bontà. La scelta del sacerdozio ha implicita tale perdita di umanità, che in più viene giustificata ideologicamente. Essa seleziona personalità che al contatto con l'intimità educativa e di fronte a una relazione basata sulla confessione delle vicende più intime, in particolare i sessuali, fanno emergere il vuoto interno e l'impotenza umana e l'idea di sessualità perversa che non sono riusciti a eliminare totalmente. I preti che si spredano perché si innamorano e si sposano ci parlano del fallito, del fallimento, del tentativo di annullare la propria realtà fisiologica umana. Il prete pedofilo, che non si spreda peraltro, è il fallimento del tentativo di annullare la propria realtà patologica, disumana e perversa. Ecco che il bambino rappresenta quella immediatezza, ingenuità, spontaneità, vitalità che mette in crisi chi, come il prete pedofilo, tutto ciò ha perso. Tale punzione distruttiva di annullamento, che va a attaccare le potenzialità psichiche evolutive del bambino, la sua identità umana, è alla base di quello che viene giustamente definito un omicidio psichico, ovvero ogni abuso sessuale su un bambino. Volevo solo aggiungere degli spunti storici. Voi sapete che con il Concilio di Trento, no, fu imposto il celibato, inizialmente non era previsto e questo accadde nel 1563. In realtà il matrimonio se lo sono inventati prima, cioè storicamente c'è la necessità di controllare la sessualità. La sessualità per la Chiesa, voi lo sapete, è diciamo, rappresentata dalla capacità riproduttiva, no, della donna, quindi è finalizzata alla riproduzione, diciamo, della specie. Quello che mi ha colpito nei miei anni di studi, specialmente durante il dottorato, era questa storia delle mistiche, non so se avete letto, loro avevano... c'erano queste cronache che testimoniavano questo lasciarsi morire, cioè pur di non rispondere al desiderio, il desiderio che poteva significare semplicemente il toccare il proprio corpo, lo scoprire delle sensazioni, il gusto, il tatto, l'odorato, si lasciavano materialmente morire, no? Quindi quando lo psichiatra sostiene il fatto che bisognava eradicare il desiderio, ecco, questo è una cosa che è stata costruita scientemente, alla fine per realizzarlo si è imposto il celibato, perché da una parte il celibato per i sacerdoti e dall'altra il matrimonio, che avrebbe dovuto incanalare e controllare quello che per la Chiesa doveva essere la sessualità. Storicamente guardate che il celibato, e questo mi fa pensare alle pagine sullo IOR e sull'APSA, l'ASPA, questa specie di ministero che si occupa, no, di smazzare gli immobili che possiede la Chiesa, cioè questa lucidità, storicamente il celibato è stato imposto perché così i preti non trasmettevano i beni della Chiesa alle mogli e poi ai figli, cioè era per conservare la ricchezza, quindi c'è sempre un doppio binario molto lucido, no? Si trova il modo per mantenere, no, la ricchezza, il segreto, il silenzio, non so, la conservazione dell'istituzione Chiesa, quindi c'è un motivo razionale che ne nasconde uno molto irrazionale legato alla sessualità di cui ci ha parlato benissimo lo psichiatra Mario Dario. Questo è molto importante perché storicamente secondo me risponde a quando tu dici che c'è un modo molto lucido di organizzare, di trovare la vittima, di attaccarla. No? Di fronte a un impulso che sembra tutto irrazionale, povero prete costretto al celibato, in realtà c'è un calcolo, c'è un,
doppio modo, che è la marcia della Chiesa o di certa religione cattolica. Storicamente è sempre stato così, non so come dire. Posso dire, sentendo, ecco, quello che ci ha raccontato Mario Paolo, ci sono diversi esempi che confermano, esempi di cronaca. alcuni molto vicini, il caso italiano, stiamo parlando del caso italiano, l'altro libro era Chiesa e pedofilia, diciamo, all around the world, qui il caso italiano, ci vorrei venire un attimo a raccontare questa cosa, perché cioè, Don Ruggero Conti a Roma ha subito, dunque, lo scorso anno la più grave condanna che fino adesso è stata comminata a un prete da un tribunale laico, tribunale italiano, 15 anni in primo grado, 14 e qualcosa in secondo grado per induzione alla prostituzione minorile e per aver stuprato 6 ragazzini bisognosi, tra l'altro, oltretutto. E questo signore si è fatto sacerdote a 36 anni e durante il processo, che è durato parecchio tempo, anche perché lui era il garante per la famiglia del sindaco Alemanno durante la campagna elettorale, uscì fuori che lui era del nord, veniva da, mi sembra, vicino a Bergamo, adesso non ricordo bene, e faceva l'educatore sessuale nell'ambito di alcune scuole cattoliche, e uscì fuori che già intorno ai 20 anni aveva cominciato a riporre le proprie attenzioni su dei bimbi più che minorenni. Quindi che cosa è successo? Si è fatto sacerdote, è diventato sacerdote da pedofilo, è andato a scegliersi una professione che secondo i suoi calcoli gli avrebbe garantito appunto il contatto con i bimbi, ma soprattutto l'impunità. Poi che cosa è successo? Che è stato un suo collega a denunciarlo, prima ovviamente al vescovo, che ha rischiato la denuncia per reticenza e per complicità, perché non ha pensato bene ovviamente di non raccontare nulla alla magistratura italiana. E poi appunto questo collega, che era un sacerdote straniero, si è rivolto alla magistratura italiana e quindi si è scoperchiato questo sistema di omertà e di complicità che ruotava intorno a questo sacerdote, che è stato arrestato sulla scaletta dell'aereo a Fiumicino mentre portava una ventina di bambini alla giornata mondiale della gioventù in Australia. Questa la storia di Conti è che è la più famosa fino adesso, ma comunque non è l'unico di quelli che io mi sono trovato a studiare di casi che appunto racconta la storia di una persona che con tendenze pedofili ha scelto la famiglia, il sacerdozio per continuare ad esercitare il crimine. Tu dici nel libro che spesso è un motivo, cioè questo codice del silenzio e questa esistenza di farla fondo in barba alla giustizia spinge poi in realtà a consacrarsi sacerdoti addirittura. Cioè... una ipotesi che faccio, mi sembra, insomma, surrogata, insomma, supportata dai fatti. Dico una cosa, torno un po' indietro rispetto a quello che si diceva prima. L'abbiamo nominato due volte, citato due volte questo famoso papa che nel 315 risultava essere pedofilo. Il suo nome è Damaso, fu fatto santo, quindi diciamo essere pedofilo fa anche curriculum. Lo racconto nel primo libro, è stato questo storico giornalista che si chiama Rick Frantini, che ha fatto tutta un'inchiesta su, diciamo, le abitudini tra virgolette, molto tra virgolette, sessuali dei pontefici nella storia, e Eric Frattini, grazie alla documentazione che ha trovato nei vari archivi della Chiesa, prima che poi lo bandissero da questi luoghi, è riuscito a trovare carte che insomma documentavano l'esistenza di 17 pontefici pedofili, appunto tra il 315 e il 1555, che era l'ultimo, Giulio III, il famoso papa che riprende dipinto con la mano attaccata al trono, a sfondo rosso e così via. E dopodiché il Tribunale dell'Inquisizione comincia a lavorare e dalle cronache scompare completamente questo fenomeno, che appunto fino ad allora comunque non era considerato
un crimine come normalmente ora si intende, era sì un peccato, ma evidentemente non impediva comunque al pontefice di peccare. E infatti si trovano nella storia molti cardinali, molte persone diventate cardinali intorno ai 18 anni, sono i ragazzini che appunto diversi pontefici si erano coltivati in casa, figli di famiglie nobili eccetera eccetera, che poi a un certo punto diventano cardinali con la maggiore età. Dietro c'è molto spesso appunto una storia di pedofilia. Come vuoi tu? No, volevo un attimo fissare il punto sul discorso dell'Inquisizione che è venuta fuori più volte, no? Anche perché comunque nel libro Adriano Prosperi, che è il curatore del dizionario storico dell'Inquisizione, dice, ravvisa una continuità sia culturale sia storica del segreto con l'Inquisizione. Siccome abbiamo visto che appunto come ci ha detto lo psichiatra, quindi c'è una personalità particolare, quindi il pedofilo sceglie un certo tipo di ambiente che poi è quello che gli consente di adescare e infine anche abusare dei minori, che è quello dell'educazione, no? Quindi l'allenatore, cioè, e quindi anche il prete, è chiaro che lì si aggiunge poi, come diceva anche Laria, il discorso del segreto. Ora non abbiamo forse numeri per affermare che poi sia anche quello che spinge il pedofilo seriale a diventare prete, però insomma diciamo che qualche ipotesi la possiamo fare. Però mi interessava questo discorso della continuità del segreto, cioè quando nasce il segreto nei processi canonici, che è quello che abbiamo detto prima, no? Quindi tutti i membri del tribunale hanno il veto di comunicare qualsiasi atto riguardi il processo appena la scomunica, che è quello poi che succede ancora oggi. Guardate, una delle prime esperienze che ho fatto per tirare su due soldini quando facevo l'università è stata di tradurre un libro di uno storico inglese che si chiamava Chris Wickham, e per la prima volta ho scoperto che nel Medioevo in realtà non c'era solo un tribunale, ma c'era il tribunale del podestà del comune, il tribunale imperiale, il tribunale della chiesa, cioè c'erano diverse giurisdizioni a cui afferire, e in realtà poi ogni causa, ogni problema, a seconda del tribunale con il quale veniva affrontato, veniva risolto in maniera diversa. Nel 1000 all'incirca, guardate, ci sono due date molto significative. La prima è di questa, almeno in Italia, la comparsa è alla fine del XII secolo con la Vergentis Insenium, che era questa bolla di Lucio III, in cui si istituisce il primo tribunale dell'Inquisizione, che diciamo era fatto soprattutto per capire chi, di fronte alla nascita del fenomeno dei comuni, che comunque è stato un fenomeno rivoluzionario in Italia, perché a un certo punto la gente si è messa insieme, si è nominata il suo podestà e ha detto io vado avanti così. Questo è stato un problema sia per l'imperatore che per il pontefice. Allora la Chiesa, per rispondere a questa presa d'atto di una cittadinanza che si è unita di fronte a un bene comune, che poteva essere un piccolo paese, una grande città come Firenze, ha risposto con i tribunali dell'Inquisizione, e cioè ha sottratto alla giustizia ordinaria tutta una serie di crimini, peccati sempre, ma soprattutto per controllare, perché il processo inquisitorio è un processo strano che non si basa sulla causa, non c'è una è stato ucciso qualcuno, ti punisco, ma è un processo delatorio, cioè il processo veniva fatto in assenza del colpevole, sulla base di alcune delazioni, e quindi l'accusa e poi la punizione veniva addirittura costruita e ratificata in assenza dell'eretico, del pedofilo, cioè veniva costruito un sistema terribile in realtà di spionaggio in qualche modo, con cui si controllava per esempio il fenomeno della sessualità e quindi dell'infedeltà coniugale, dei figli non nati da legittime unioni, la pedofilia, cioè tutto veniva fatto sparire, ma perché in qualche modo veniva controllato in altre sedi, e quindi siamo
intorno al XII secolo. L'altro passaggio fondamentale è che mentre inizialmente la confessione non era obbligatoria ed era pubblica, cioè nelle piazze, nelle sagre, c'era il prete e tutti potevano andare a parlare, nel 1214 con il quarto concilio lateranense la confessione diventa obbligatoria almeno una volta l'anno. Che vuol dire? Se la rende obbligatoria vuol dire che nessuno si confessava, cioè nessuno ci andava nelle piazze a parlare col prete, per cui la Chiesa lo impone e diventa segreta ed individuale. Anche lì la volontà ovviamente, uno, è del segreto, due, è del controllo. Il problema è sempre stato il controllo poi delle persone e dei movimenti a cui le persone potevano andare. E questo, diciamo, è l'inizio, la genesi del codice del silenzio, no? Di cui siamo eredi tuttora, lo dice. In realtà, giustamente, Prosperi ricorda, in un articolo che è uscito sul Left, quando insieme abbiamo fatto la copertina, è che la prima origine medievale del processo segreto, del processo inquisitorio, è nato proprio per affrontare senza rumore i casi di chierici colpevoli di simonia oppure di reati sessuali. Quindi è sempre lì, quindi togliere, nascondere, sai che o li spostavano o li rinchiudevano, preghierina, perché poi è la storia, no, della, sì, no, è la storia del male e non della malattia, quindi il male a cui tu, no, lo confessi, chiedi perdono, c'è il pentimento, c'è la redenzione, si ricomincia, no? Per cui in realtà io poi ho sempre pensato, ho sempre legato, lo chiedevo anche in macchina venendo, io non riesco a scindere la violenza contro il bambino dalla violenza che in realtà si è agita contro la donna o contro quello che poteva rappresentare la donna, perché è impossibile non pensare che la Chiesa viene definita madre sposa, quindi ha anche questo bergoglio, parla continuamente del valore delle donne, poi dice alle suore fate le madri, non fate le zitelle, perché poi l'immagine è sempre quella della madre, poi è tutta al maschile. Cioè io mi sono sempre chiesta poi se una cultura tutta maschile, tutta gestita da padri della Chiesa uomini, apostoli uomini, Dio uomo, figlio di Dio uomo, cioè la Madonna poverina l'ha fatto, era vergine prima, è rimasta vergine dopo, ma insomma è un'eccezione, è l'unico modello femminile, no? Poi ci sono nel Medioevo le figure delle mistiche, poi una volta ne parliamo perché lì è una cosa strana e bella in cui la realtà corporea in realtà entra, perché poi nella vita di queste sante il corpo e il dolore di abbandonare il proprio corpo c'è, quindi evidentemente è una dimensione femminile molto forte. Mi ha fatto pensare che non poteva che creare, e questo lo chiedo a te, cioè una roba tutta maschile che esclude, voi lo sapete, una parte così importante della vita di ognuno di noi, che è il confronto con il diverso da sé, nel caso di Federico, Simona, e nel mio caso non poteva che produrre una stortura, ecco, questo lo chiedo, al di là del fatto che poi compulsivamente quelli attaccano una immagine più fragile, cioè probabilmente una donna è in grado di dargli uno schiaffone al prete, il bambino, con quel modo lucido di perseguire in qualche modo l'obiettivo è più attaccabile, no? Ecco, io me lo sono sempre chiesta se questa roba maschile è distorta all'origine, non so come dire. Credo che il problema dell'annullamento della donna, dell'immagine femminile, parta dal mondo greco-romano. Lì, oggettivamente, la donna ha un ruolo assolutamente subalterno e fondamentalmente procreativo. Non a caso abbiamo visto come nell'antica Grecia. Il problema è che il cristianesimo lo istituzionalizza, lo rende legge, lo rende regola, lo rende, come dire, ideologia struttura in un'istituzione. Quando tu strutturi un'idea in un'istituzione, allora lì la possibilità di scontro culturale, diciamo, diminuisce notevolmente. Non a caso l'articolo che citavo di oggi inizia con le parole che dice: noi dobbiamo imparare dall'unica istituzione che è durata 2000 anni. Le altre istituzioni sono storicamente molto più brevi,
se mettiamo a confronto l'istituzione chiesa e il comunismo, insomma, è largamente perdente. Com'è che in 2000 anni si è riuscito a ottenere questa realtà, questa ideologia, non solo, ma che ha capacità di rinnovamento? Perché se pensiamo al ruolo che c'ha Bergoglio, a questa, diciamo, assolutamente falsità che però viene presa, no? Passando sopra tutte le problematiche che noi sappiamo, dai suoi strani rapporti con la giunta militare, cioè, ci sono libri, ci sono persone che, insomma, non è che per non parlare di Papa Wojtyła, che è stato con Pinochet, cioè, ci sono fotografie, non è che è un'opinione questa, ci sono però questa capacità di rinnovamento d'immagine ha del magico, del, no? Perché poi le persone dimenticano, forse, non so, forse in qualche modo risponde a dei bisogni patologici profondi che a quel punto andrebbero indagati in maniera puntuale e soprattutto denunciati, perché è chiaro che poi, insomma, il problema diventa malattia, disturbo, opinione, no? È chiaro che la pedofilia, per come l'ho detta, potrebbe essere, come ho detto, se è soltanto un fatto che non dà quelle caratteristiche. La psichiatria attuale è una tendenza come un'altra, è un modo di essere, potremmo dire, in maniera, diciamo, esistenzialista, no? E a quel punto ecco che c'è un cardine che bisogna denunciare, e questo è il senso di una battaglia, di una nuova psichiatria, diciamo, di una nuova battaglia culturale, insomma. L'ultima cosa che volevo dirti è che questo fatto che il processo inquisitorio fosse pensato come uno strumento disciplinare e non come un procedimento penale, secondo me porta a quello che dice l'ONU, cioè a non valutare bene il peso di ciò che giudica. Capisci? Perché è un problema di disciplina, ti comporti male, ti comporti bene, ti punisco perché ti comporti male, ma insomma, poi se ti comporti bene, no? È assurda la risposta che loro danno all'ONU, perché loro tutti indispettiti rispondono: in risposta a questa triste situazione il pontefice di Roma ha agito con decisione, e cioè ha esortato i membri della Chiesa a condurre vite sante, ha corretto le regole in merito all'adeguatezza dei candidati al sacerdozio, ha incontrato e ascoltato le vittime al fine di aiutare e sostenere la Chiesa locale, non le vittime, ha favorito uno studio a livello internazionale del problema degli abusi sessuali, riunendo vescovi e funzionari religiosi. Cioè loro rimangono imbrigliati nel loro processo disciplinare, in null'altro, del bene e del male. Tra l'altro rispondono anche... forse se allontano ci vedo, che quello dell'ONU, il rapporto, insomma, di febbraio, è un tentativo di interferire nell'insegnamento della Chiesa Cattolica sulla dignità della persona umana e nell'esercizio della libertà religiosa, che è una risposta forse anche incommentabile. Volevo dire un'altra cosa prima di passare la parola per chiudere a Federico. Volevo agganciarmi un attimo a quello che diceva Mario Paolo sul fatto della straordinaria capacità di rinnovamento, quantomeno di immagine. Io credo che probabilmente sia dovuto, allargo un po' il discorso pedofilia, al fatto che le persone non sappiano, e per loro personale ignoranza, forse non vogliono sapere, e perché media non glielo dicono, cosa dicono i documenti ufficiali della Chiesa. Voglio dire, basta leggere la dottrina, cioè basta leggere il testo integrale del catechismo per vedere che le donne sono inferiori, e che se Gesù ha scelto 12 apostoli e sono uomini, un motivo ci sarà, quindi voi dovete fare le serve e pensare ai figli e servire i sacerdoti, i colleghi. Basta vedere cosa scrive sull'omosessualità, che è un grave disordine morale. Basta vedere cosa dice sulla pedofilia, no? Che è un delitto contro Dio, contro la morale. Quindi voglio dire, diciamo che Bergoglio, secondo me, è l'espressione massima di questa, potrei chiamarla strategia di marketing, no? Perché poi comunque è quella che dà un'immagine, e infatti ha un successo spettacolare, quindi in questo sono geniali. Questo però non toglie che
sembrare umani. Ecco, Bergoglio sembra un po' un parroco di campagna, no? Buono, una sorta di padre. Chiaramente le persone lo avvertono molto più vicino di quanto non sentissero Ratzinger, però poi le fondamenta della dottrina e del diritto rimangono quelle, non cambia nulla. Cioè non è dire buongiorno, buonasera o essere più o meno affabili o simpatici o empatici come lui, no? Che cambiano qualcosa, non cambia nulla, però poi le persone non lo sanno, e questo è anche una grossa responsabilità dei media. Dobbiamo chiudere, volevo chiedere a Federico se voleva, diciamo, chiudere lui. Dunque, allora, si è parlato tanto di segretezza, ci tenevo a dire questa cosa, che sia questo libro che quello precedente, anzi no, più questo, molto più questo libro che quello precedente, gran parte delle fonti, potrei anche dire il 90%, le ho pescate direttamente in Vaticano, per cui sì, loro mantengono tanto il segreto su un sacco di cose, sui dettagli, diciamo così, ma poi proprio come dicevi tu, per l'incapacità di leggere, di comprendere fino in fondo la gravità di quello che compiono, le dicono tranquillamente. A proposito di Bergoglio, che è più un parroco di campagna, forse non lo so, però ecco, una cosa che era un dato che era assolutamente segreto, ma che lui ha raccontato tranquillamente, si è parlato di percentuali oggi ma non ne abbiamo ancora dette, ce l'ha dette lui un paio di mesi fa, tre mesi fa, poi il giorno dopo mezza città del Vaticano si è messa le mani nei capelli. Bergoglio ha detto tranquillamente che caspita, ma no, i pedofili nella chiesa sono solo il 2%, solo il 2%. Ora esistono a livello mondiale, quindi è una statistica attendibile, diciamo. Esistono poche statistiche che riescono a raccontare quanto la pedofilia sia diffusa nella società occidentale. Quelle, diciamo, mettendo a confronto quelle dei vari paesi, non si va oltre lo 0,01%. Qui parliamo del 2%, ce l'ha detto lui, l'ha detto il Papa, quindi figuriamoci. E il caso italiano. In Italia fino a una decina d'anni fa c'erano 54.000 sacerdoti, ora sono un po' in crisi e sono scesi intorno ai 35.000. Il 2% di 35.000 fa 700. L'ha accennato Cecilia, la pedofilia è un crimine seriale, parlando di crimine, poi la malattia, insomma, ecco. E ci sono sacerdoti che negli Stati Uniti hanno confessato oltre 220 stupri. Ora 700 per 220 fa circa 140.000, quindi insomma loro continuano a dire ancora oggi che è un fenomeno circoscritto, che i sacerdoti sono pochi. Sì, ok, i sacerdoti sono pochi, e non sono pochi perché sono 200 volte, da 20 a 200 volte, perché 0,1 o 0,01 la media del riguardo diciamo i civili. Sì, no, dillo su 400, sì, questo è pazzesco. E che cosa succede? Ecco, dicevo della serialità, e qui mi taccio riguardo la serialità, perché i dati fanno impressione. Rimarrei un attimo su Bergoglio, perché è il giornale di questione. È stata davvero una rivoluzione quella che lui ha compiuto ordinando l'arresto di questo pedofilo. Io direi sì, è stata una rivoluzione, se appunto, lo dicevo anche prima, è il primo che viene arrestato così in alto per aver compiuto determinati atti. Prima di lui la Gendarmeria Vaticana ha arrestato solo un'altra persona, Paolo Gabriele, il famoso corvo dei Vati Leaks, lo scorso anno. Paolo Gabriele è stato arrestato, processato, condannato, quindi giudicato colpevole. Dopo un mesetto è stato graziato. Quindi così funziona più o meno all'interno della Chiesa al momento il discorso della giustizia. Rimango su Bergoglio e poi chiudo. Cioè, perché non si può considerare una rivoluzione? Perché stiamo parlando appunto dell'abuso su dei bambini. E Bergoglio come li considera i bambini? Perché ecco, oggi c'era un'intervista
al cardinale Casper, che è un teologo, uno dei, sta in questo famoso consiglio di 9 saggi di cui si circonda Bergoglio e che lo devono consigliare su come affrontare il problema della pedofilia. Casper ha detto oggi: la Chiesa si salva se guarda a questo tipo di fenomeno con la prospettiva delle vittime. Quindi, per inciso, fino adesso l'hanno guardato dalla prospettiva dei colpevoli, quindi oggi cominciano ad accorgersi che c'è anche una controparte, diciamo così. Ecco, come vede alle vittime Bergoglio? Cecilia, passami un secondo, scusa, questo. Allora, a febbraio il portavoce della Santa Sede, Federico Lombardi, rispondeva alla condanna dell'ONU in questo modo: tentativo di interferire nell'insegnamento della Chiesa Cattolica sulla dignità della persona umana e nell'esercizio della libertà religiosa. Un mese prima di queste parole, il nostro Bergoglio diceva che in un'udienza generale dell'8 gennaio 2014 un bambino battezzato o un bambino non battezzato non è la stessa cosa. Ovviamente, diciamo così, tifa per i bambini battezzati, quindi ci si chiede che tipo di considerazione possa avere per quelli che non sono battezzati. E mi fermo qui, insomma, perché ecco, è difficile che con un retropensiero del genere poi risulti credibile quando ci viene a dire tolleranza zero e rivoluzione, quindi maggiore comprensione riguardo le vittime dei sacerdoti pedofili. Grazie. Qualcuno vuole chiedere qualcosa dal pubblico? Qualche minuto, pochissimi credo, però c'è. Beh, esatto. La serialità? Il problema della serialità è un problema che si affronta in tutte le patologie che poi hanno degli atti violenti, insomma, no? Per cui anche il sadismo, anche gli anglosassoni fanno una distinzione tra child molest, cioè quelli che sarebbero soltanto molestatori di bambini per in qualche modo per una dimensione di freddezza, di quasi che la pedofilia, come ho detto prima, vada a cadere nel sadismo. Quindi è chiaro che la serialità dell'atto pedofilo è legata al fatto che la patologia mentale, se non è affrontata, non è che svanisce da sola, anzi fondamentalmente peggiora. Quindi stare in una struttura come l'organizzazione della Chiesa, che non solo copre ma quasi quasi è omertosa, significa non solo avere quasi la garanzia di impunità ma avere anche la fra virgolette la garanzia che può ripetere e non può mai affrontare un percorso, diciamo, diagnostico terapeutico. Non a caso quello che viene proposto dalla Chiesa come terapia sono la confessione e la preghiera, cioè diciamo che scientificamente è accertato che la confessione e la preghiera non curano la malattia mentale. Nonostante la mappazza che mi è venuta a sentire le vostre bellissime cose, voi sapete cos'è la mappazza, Ilario? È la stessa che mi è venuta ieri sera quando stavo leggendo alcune pagine del libro di Federico. È l'unità di misura della qualità del tuo libro, perché insomma è quella cosa che ti stringe lo stomaco, insomma, cose di questo genere, ti crea un certo disagio a scoprire queste cose. No, io volevo chiedere, approfittare della presenza di Mario Paolo, che al contrario del Papa o dei Papi, eccetera, si è interessato molto degli effetti
della pedofilia, quindi dell'atto pedofilo sul bambino, sul minore, e hai elencato una serie di effetti psicopatologici che sono devastanti a dir poco, no? Però io trovo che quegli effetti psicopatologici che tu hai elencato siano abbastanza trasversali anche rispetto ad altri tipi di patologie sviluppate da persone che non sono state soggette, diciamo, a violenza. Allora, nella mia esperienza io penso che ci sia qualcosa di speciale, pur essendo il tipo di patologia uguale, cioè il paziente che ha subito una violenza ha una depressione che c'ha qualcosa di particolare, come se ci fosse un nesso inscindibile sempre con qualche cosa di particolare. Non lo so, lo chiedo a te perché so che sei un grande psichiatra. E no, la domanda è questa: se non c'è qualcosa di speciale anche che noi dobbiamo fare come psicoterapeuti, cioè dobbiamo porre un'attenzione particolare per rispondere a questa situazione speciale che il paziente ci propone? Grazie. Ancora un trattato, non ho... chissà, forse. Chiaro che se noi parliamo della pedofilia come grave malattia mentale, quindi entriamo in un tema che in qualche modo è diverso da, diciamo, dagli attacchi di panico, da altre patologie che in qualche modo non vanno a ledere il fondamento psichico della realtà della persona. Lì c'è una lesione del fondamento psichico che diciamo, ha insieme caratteri fisici e psichici, nella misura in cui l'adulto che delude la cosiddetta madre schizofrenica agisce soltanto fondamentalmente su un piano psichico, continuamente deludendo, distruggendo, alterando, confondendo, e lì questo passa a livello fisico, quindi in qualche modo c'è il rischio che chi lo subisce lo fissi, diventa un qualcosa di non superabile, nella misura in cui poi c'è tutta la cultura del trauma freudiana che propone l'impossibilità di superare il trauma. Ovviamente perché il trauma fisico, siccome la storia non può tornare indietro, quello che hai subito non lo puoi superare su un piano di realtà, ovviamente, quindi il trauma fisico diventa un insuperabile, e se uno non c'ha, diciamo, non gli scatta l'idea che l'identità umana non è esclusivamente fisica e che quindi anche se ha subito un trauma fisico quello non è un fatto che si porterà come condanna a vita, ovviamente non ha lo strumento mentale, culturale, scientifico, cioè. Quindi il terapeuta deve lavorare molto su questo, cioè di in qualche modo scontrarsi con questa ripetitività di pensiero che paradossalmente rende impossibile il superamento del trauma, diciamo. Qualcun altro vuole fare una domanda? Scioccati, sfiniti, va bene. A questo punto non so, Federico, vuoi aggiungere qualcosa o chiudiamo? Grazie per questa nutrita partecipazione. Buonasera.